primi eventi all'interno del cimitero sono partiti nel 2002, proprio per riportare i bolognesi a vivere questo luogo, ma il calendario estivo, cioè quindi una rassegna che copre tutta l'estate, è cominciata nel 2009, proprio quando al Museo del Risorgimento è stata data l'incombenza e il ruolo di tutore della parte di valorizzazione del nostro cimitero. Quindi ormai 11 anni che sostanzialmente da fine maggio a fine settembre si tengono tra i 40 e i 60 eventi, che sono visite guidate, spettacoli teatrali, performance e concerti. Buonasera, benvenute, benvenuti. Innanzitutto mi presento. Io sono Roberto Martorelli del Museo del Risorgimento, che è l'istituto che si occupa del progetto di valorizzazione del nostro cimitero della Certosa. Il percorso di questa sera è un po' particolare perché si intitola Certosa Criminale, siamo già al quarto percorso, ne abbiamo di crimini da raccontare evidentemente, ma non solo su Bologna ma anche sulla Certosa. Certosa in realtà non è cimitero. Dove ci troviamo adesso? Era il cortile d'ingresso del monastero certosino fondato nel 1334. Nel corso dei secoli diventarono dei grandi complessi monastici della nostra città insieme a San Francesco e San Domenico, ma proprio come quei luoghi, con l'arrivo dei francesi nel 1796 viene chiuso. 1801 il municipio decide di chiudere tutti i cimiteri urbani, comprese le fosse comuni che erano aperte di fianco alle chiese, e di realizzare un unico cimitero riutilizzando queste strutture. Il famoso editto di Napoleone, che fa nascere tutti i cimiteri moderni, l'editto di Saint-Cloud, è del 1804. Questo vuol dire che Bologna anticipa di 3 anni l'apertura di tutti gli altri grandi cimiteri d'Europa. Primo direttore della Certosa di Bologna venne ucciso proprio qui, per colpa di questo Pantheon, perché i muratori avevano costruito male la cupola che avete qui sopra di voi, e lui finino gli rinnovò il contratto. Questi due muratori si arrabbiarono molto e si vendicarono e lo uccisero nel portico, quello all'ingresso che avete visto, lo uccisero lì con un martello. Gran volpe astuta del 21, le vie tacite preme. Amor, che fu aspettato per molti anni, si grida e da ciascheduno è strano, uniti son gli ipocriti ed i tiranni. O Italia, eterno di dolore ostello, finché trescano i re col Vaticano, non sei Italia, tu sei voce e bordello.